Eh sì, a volte ritornano. È tornata l'Oscar, adesso scopriremo se è stata riparata, aggiornata o che cosa è successo, ma prima vi racconto che dal momento in cui era stato fatto il primo video, e se non l'avete guardato, guardatelo, avevamo visto che funzionava tutto bene, abbiamo già fatto tutte le prove del caso, però evidentemente c'era un problema perché non funzionava l'ingresso in DC per la ricarica da fotovoltaico. E il video si era chiuso con un punto di domanda. Ora lo riprendiamo, lo completiamo, così scopriremo se è stato risolto il problema e se ce ne saranno altri. E vi invito a guardare il video fino alla fine. Taglierei la testa al toro, non perdiamo tempo, però mi raccomando che non costa nulla, è gratis, così mi aiutate a crescere. Passiamo subito allo spacchettamento per capire cosa mi hanno mandato. Non è la mia perché è un nuovo imballo completamente sigillato. Tiriamola fuori, attacchiamo direttamente al fotovoltaico e vediamo come va. Allora, eccola qui, accendiamola, prendiamo i cavi, andiamo direttamente sul cavo MC4, prendiamo la mia stringa di prova, in questo momento ho una tensione di 30-40 volt, collego l'XT60. Allora, ha fatto clac, perfetto. Allora, vede l'ingresso in DC, è partita la ricarica, ci sono solo 30-40 watt in questo momento, però l'MPPT sta funzionando. Ok, colleghiamo anche il 230 volt. Parte poi la ricarica e arriva, vedete che sale piano piano. Adesso bisogna vedere com'è impostata per quanto riguarda la ricarica. Vediamo se mi hanno mandato la versione europea. Sì. Ok, nessuna differenza chiaramente nella macchina. Spostiamo lo switch da fast, lo portiamo in modalità di ricarica lenta. Attivo la connessione Bluetooth, vediamo se riesco ad abbinarla in app. Intanto sta caricando a 1300 watt, è partita la ventola, vedete che la ventola comunque si fa sentire notevolmente. Ok, ha trovato la PowerMax 3600. Faccio la connessione anche al wifi, sta aggiungendo la periferica. Ok, PowerMax 3600 EU aggiunta. Dice che tra l'altro c'è un nuovo firmware da caricare, quindi nel dubbio aggiorniamolo immediatamente e facciamo quindi l'aggiornamento. Ok, aggiornamento completato. Notiamo subito che abbiamo un'interfaccia, diciamo, nell'app molto più carina. Adesso vedete, mi dà una visualizzazione dove mi dice che stiamo caricando a 426 watt dalla rete e 34 watt dai pannelli fotovoltaici. Si muove questo indicatore circolare. Adesso, ad esempio, ha smesso di girare la ventola di sinistra ed è partita la ventola di destra. Qui abbiamo tutti i soliti controlli. Andiamo in impostazioni, possiamo dare tutte le impostazioni, l'unità di temperatura, come avevamo già visto il codice Morse per mandare dei segnali con la luce. Impostazioni di ricarica e scarica, possiamo mettere il limite di carica superiore e il limite di scarica inferiore. Avevamo già visto che sul SOC il limite superiore smetterà di caricare una volta raggiunto quello e sull'inferiore smetterà di scaricare, quindi di erogare in uscita. Una volta raggiunto il limite minimo. Ricarica lenta adesso è impostata a 1200 watt, la abbassiamo a 100, la macchina prende il comando perché ha fatto beep, in questo momento stiamo lavorando tramite il wifi, tramite il cloud, e infatti vedete che si è stabilizzata. Altre impostazioni, tempo di spegnimento dello schermo, diciamo che non si chiude mai, tempo di standby dell'uscita CA, possiamo fare mai o fino a 30 minuti, adesso non ricordo bene ma mi sembra che più o meno le opzioni erano già queste. Dettagli dei pacchetti di potenziamento, non ci sono attualmente espansioni, versione software specifiche, qua ci porta al sito con le specifiche, contatti e null'altro. Ok, torniamo alla schermata home, vedete che sta caricando 93 watt dall'ingresso AC e 30-40 watt, quello che riesce a fare in questo momento dai pannelli, dove l'ingresso AC viene determinato dall'impostazione in app, mentre dalla parte in DC prende tutto quello che può. Quindi finora tutto bene. Adesso aggiungo l'espansione, anzi aggiungo due espansioni e vediamo come si comporta.
Ok, ho quindi trasportato qui due batterie, la power station, chiaramente per questo tipo di configurazione l'unica è metterle a terra, dove tra l'altro sono anche più manovrabili. Accendiamo la power station, che non accende le batterie, quindi andiamo ad accenderle a mano. Accendiamo la prima e accendiamo la seconda. Allora, vedete che qui nello schermo visualizza batterie per due. Abbiamo l'unità principale che segna 68, la seconda che segna 58, la terza che segna 61. Quindi questo cosa vuol dire? Che tra 61, 58 e 68 non mi segna la percentuale media, ma mi segna la percentuale della sua batteria. Ok, perché altrimenti dovrebbe essere chiaramente più bassa di 68, essendo le altre due più basse. Va bene, vediamo invece come si comporta in app. Allora, ho cercato di farvi vedere tutti e tre i display, quindi ora ridiamo l'ingresso fotovoltaico. Allora, che cosa abbiamo da applicazione? Da applicazione abbiamo la ricarica in ingresso 35 watt, esattamente come vediamo su display. Poi, in questo momento stanno entrando 35 watt, li sta mandando tutti nella batteria della macchina principale. Non sta mandando nulla nelle espansioni. Se guardiamo in app, anche qui vediamo la batteria al 68, che è quella interna, non ci dà le specifiche delle altre batterie in home. Se andiamo in impostazioni, abbiamo dettagli del pacchetto di potenziamento, ma vede solo il primo, quello da 58. Non mi vede il secondo, che attualmente è a 61, anche se mi dice qua sulla unità principale che vede due batterie. Ora, potrebbe anche essere che questo non è il collegamento corretto, ma magari bisogna impegnare per forza le due porte della power station e poi mettere le batterie in cascata delle altre espansioni. Facciamo questa prova. In questo modo segna una espansione su quella batteria, due su questa, e qui segna di nuovo due. Allora, usciamo dall'app, torniamo indietro, la macchina non è connessa, riconnettiamo. Purtroppo, una volta spenta, tutte le volte bisogna riaccendere il tasto della connessione, altrimenti non si riconnette. Allora, andiamo in dettagli del pacchetto di potenziamento e vede quella, che è quella al 61, quindi continua a vedermene sempre solo una. Cosa posso provare a fare? Posso provare ad attaccare quella su quella. Allora, qua vede due batterie, lì vede due batterie, lì segna una batteria. Riapriamo l'app principale, sempre il 68 che è la prima, apriamo dettagli del pacchetto di potenziamento e continua a vedere solo quella da 58. Non riusciamo quindi a visualizzare entrambe le batterie per qualche strano motivo. Vediamo versione software, non ci notifica aggiornamenti delle singole batterie e comunque abbiamo anche questo limite che non ci dà la percentuale media delle batterie, ma ci fa vedere solo quella dell'unità principale. Dettagli del pacchetto di potenziamento, niente, continuiamo a vedere solo quella da 58 nonostante passi attraverso quella da 61, quindi c'è qualcosa che non gli piace sulla comunicazione di queste due batterie. Ridiamo l'ingresso fotovoltaico, ridiamo anche l'ingresso AC. Allora, che cosa sta facendo? In questo momento sta prendendo 90 watt dalla rete, 22 dai pannelli. Mi dice adesso che c'è un input di 113 watt qui e 100 watt lì, quindi cosa sta facendo in questo momento? Sta caricando l'espansione con la percentuale più bassa rispetto al suo accumulo interno e mi sta caricando anche la terza. 90 watt qui, 39 lì, 113 qua, però se vado nelle impostazioni vede sempre solo la batteria da 58 che è l'ultima. Quindi da app non vede tutte e due le batterie, ma la power station invece le vede, perché in questo momento mi sta distribuendo i watt alle due batterie con la percentuale più bassa rispetto alla sua interna. Proviamo ad alzare la potenza di ricarica, la portiamo a 1200 watt. Parte la ventola della power station, sta prendendo in questo momento dalla rete 900 watt e quel poco che sta producendo il fotovoltaico, 25 watt, quindi li riesce a prendere insieme. In tutto adesso siamo a circa 1100 watt. Me ne sta mandando 370 circa nella seconda, 460 nella prima. Il resto lo sta mandando anche in power station. Vedete che sono tutte e tre
in ricarica. Piano piano la potenza è salita, siamo arrivati a circa i 1300 impostati, 1200 più quello che arriva dai pannelli, e lo sta distribuendo. Va bene, le faccio arrivare tutte al 100%, poi facciamo un veloce test di scarica, però abbiamo visto che comunque adesso funziona. Magari aspetto una giornata con un sole un po' più importante, se sale un po' di più l'MPPT del fotovoltaico, però il problema del primo video l'abbiamo risolto, ne abbiamo trovato un altro, ossia che l'app non riesce a gestire le due espansioni, ma la macchina in realtà lo sta facendo. Allora, la produzione fotovoltaica intanto è salita perché stanno arrivando 130 watt, 30 li sta dando qua, 15 stanno arrivando qua, 60, 65, 74, sta continuando a distribuire energia un po' dappertutto. Appurato che funziona, abbiamo visto i limiti e tutto quanto, ora passiamo a un test di durata e di comportamento di scarica delle batterie, perché lo faremo su un pacco totale di quasi 11 kWh. Allora, adesso stiamo alimentando tutta la casa, tutto il piano qui abbiamo un consumo di un centinaio di watt, tutte e tre le 100%. E accendiamo il computer, accendiamo un po' di roba, vediamo che funzioni tutto. In questo momento siamo a isola, accendiamo un po' di roba, mi servirà anche la stampante. Ok, in questo momento abbiamo un consumo di 600 watt. Abbiamo la luce che sfarfalla un pelino, purtroppo questo neon con tubi LED è molto schizzinoso, quindi quando non è tutto perfetto lui un po' lampeggia. Adesso si è stabilizzato, non è vero, ogni tanto sfarfalla. Va bene, abbiamo 220 watt di consumo, 59 li sta prendendo di qua, 39, 150 della terza, insomma si gestisce un po' lei. A parte sta luce che ogni tanto sfarfalla, eccola qua, vabbè, la teniamo d'occhio per un po', lascio un po' di ore tutto attaccato così vediamo le percentuali delle batterie, come scendono. Aggiornamento, sto continuando ad alimentare, siamo arrivati a 78% qua, 86% qua e 87% qua, vedete che sta prelevando 70 watt e 70 watt più o meno, quindi diciamo 150 watt nelle due espansioni e un centinaio di watt dalla principale, è scesa comunque più la principale rispetto alle due espansioni, non sono sbilanciatissime però. Un pochino sì, diciamo, perché da 87 a 78, insomma, le tiro ancora un po' giù e vediamo come si stabilizzano. La luce va meglio, nel senso che è molto più stabile di prima, ha un leggerissimo sfarfallio. Però ragazzi, questa prova ve la faccio vedere solo per farvi capire che ogni tanto qualche utilizzatore può essere un po' più sensibile degli altri all'uscita bifase, tipo questa luce. Io non la cambio apposta perché voglio sempre provare. Ecco, intanto siamo in diretta, è partita la ventola, così sentite anche il casino. Ne ha due, in questo caso è partita solo quella di destra. Dicevamo, la luce la tengo perché faccio sempre questa prova sapendo che è schizzinosa, però tutto il resto funziona benissimo, perché qui ho un'altra plafoniera con due tubi a LED e qua non c'è nessunissimo problema. Funziona tutta la parte elettronica, funziona il computer, i monitor, se accendo qua delle strip LED, delle altre luci, funziona tutto regolarmente. Però questa luce mi serve da test per capire quanto esce, diciamo, bene la power station, meglio di un oscilloscopio. Va bene. Aggiornamento, abbiamo la principale a 61, poi abbiamo la seconda a 73, anzi la prima a 73 e la seconda pure. Quindi loro due identiche, la power station sempre un po' più bassa. Andiamo avanti, siamo già al secondo giorno di autonomia qua. Allora, altro aggiornamento, siamo al terzo giorno intanto, la principale al 61, la seconda al 60, la terza al 60, quindi si sono poi livellate benissimo verso il 60%, e intanto continuo a alimentare tutto quanto con sta roba perché l'accumulo è generoso. Andiamo avanti, portiamole ancora un po' più giù, vediamo se continuano a scendere, livellate come la unità principale. Siamo arrivati a metà di tutto l'accumulo. Unità principale 51, prima espansione 53, seconda espansione 53, quindi direi che quando poi scende si livella perfettamente.
Ora proviamo a dare un po' più di birra all'ingresso fotovoltaico. In questo momento ho 4 pannelli in serie, sono 2 da 3,75, 2 da 4,35 bifacciali con 4 ottimizzatori. Vedete che siamo quasi a 150 volt. Colleghiamo, vediamo l'MPPT che sale. Parte subito la ventola in modo molto prepotente. Ok, siamo a 570 watt, 560 circa, e sentite che l'MPPT diventa subito rumoroso, però abbiamo avuto la conferma che finalmente abbiamo risolto il problema, ma abbiamo scoperto che in app non riesce a gestire attualmente più di un'espansione. Prima di chiudere il video volevo farvi vedere che sono andato ancora più giù, unità principale al 15, prima espansione al 14, seconda espansione al 14, quindi almeno a livello di gestione di batteria direi che hanno un punto a loro vantaggio. Ora facciamo le conclusioni del video. La risposta del venditore dice che Oscal è a conoscenza di questo problema, è un limite attuale dell'applicazione, ma verrà poi sistemato nel tempo. Non si sa quando e se effettivamente verrà risolto, però ad oggi la situazione è questa. La Power Station funziona molto bene a livello di rete sua cablata. Dialogando con l'app c'è ancora questo problema di interfaccia che non gestisce la seconda espansione e verosimilmente neanche la terza, la quarta, la quinta, eccetera. Allora, siamo a fine video, ne abbiamo dovuti fare due per ovvi problemi, e cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che questa Oscal costa poco, è realizzata abbastanza bene, sembra abbastanza robusta, chiaramente è ingombrante, pesante, va calcolato questo, va gestita, va trasportata sulle ruote perché alzarla diventa un problema, avete visto che ho dovuto usare il montacarichi, però una configurazione come quella di oggi con quasi 11 kWh di batteria a fronte di una spesa di 4.000 euro, diciamo che la pone in una fascia di rapporto kilowatt euro molto molto interessante. Ha dei limiti sì, è da perfezionare sì, sarà affidabile nel tempo non lo so, però di fatto riuscite a farvi una roba mica da ridere. Tutto questo calcolando che in ingresso abbiamo il limite dei 150 volt, quindi se volete mettere più pannelli dovete fare dei paralleli, ma comunque riuscirete sempre solo a caricare al massimo a 1600 watt. Caricare un pacco così con 11 kWh e 1600 watt di produzione in quelle 5-6 ore di sole diventa quasi una mission impossible, però se abitate in posti dove avete tanto sole o se magari neanche la usate con l'ingresso fotovoltaico ma avete solo bisogno di un grosso accumulo, di una riserva di energia importante, con questa Power Station sicuramente spendete poco, ripeto, costa veramente poco. Questo è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto un bel like, non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta di giovedì, o se passate qua in negozio ci facciamo un caffettino insieme. Grazie a tutti. Ciao da Massi Dattoli.